Non si può tollerare oltre questa situazione, anzi siamo già in ritardo. Bisogna intervenire subito in quella zona e stabilizzare, intervenire militarmente assieme agli altri paesi. E certo, non dico certo che sia sufficiente, e lo dico da esponente della Lega, gli interventi di bombardamento e quant'altro che sono posti in essere oggi, perché guardiamo i risultati e vediamo che cambia poco. Quindi è necessario che ci siano degli interventi di truppe per prendere possesso e controllo di zone che oggi sono ancora purtroppo in mano all'ISIS e bisogna intervenire subito. Quindi la Lega dice uomini italiani, esercito italiano, ma assieme a tutti gli altri, guardi, l'Italia da sola non può andare, l'Italia da sola non può andare, deve andare assieme agli altri paesi della coalizione internazionale, assieme ai paesi arabi e assieme alla Russia. Senza questi elementi non si va da nessuna parte. I quali però non hanno ancora scarponi sul campo, nel senso partiamo noi per primi. Bisogna coordinare l'azione, ma bisogna farlo subito, non si può pensare di fare un'azione relegata a questi paesi senza l'intervento di terra.